Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo trafolato ad onde, davvero molto bello e facilissimo da realizzare. Come potete notare, questo motivo ci permette andare a creare anche il bordo decorativo, quindi lavorando semplicemente il motivo si creerà l'effetto onda anche sul bordo, un po' come sul motivo cerchio. Però questo è un motivo a onde, motivo cervo trafolato, è un motivo molto fine, molto elegante, perché è un trafolato giusto, non esagerato, perciò lo possiamo andare a applicare veramente per tantissimi progetti di estivi e anche di mezza stagione. È molto adatto per dei vestitini, per delle gonne, copri costumi, eccetera. Infatti ora andiamo a vedere come appunto farlo. Il nostro motivo è il multiplo di 17 maglie e di 4 ferri, quindi noi per il nostro campioncino andiamo a avviare 36 maglie, di cui 34 dedicate al due motivi per riuscire a vedere meglio e due di maglie di vivagno. Per l'avvio noi andremo a avviare con l'avvio alla nordica, vi consigliamo invece per il progetto andare a avviare con l'avvio alla italiana, che vi permette creare un bordo più elastico come nel campioncino grande che abbiamo preparato. Ed ecco qui, abbiamo avviato le nostre 36 maglie, abbiamo messo un marco punto in mezzo per dividere due motivi e per riuscire a spiegare meglio senza confonderci. Partiamo con il nostro primo ferro del motivo. La maglia di vivagno la spostiamo. Le successive 6 maglie li andiamo a diminuire in coppia da 2 e ricaviamo 3 maglie, quindi andremo a entrare in 2 asole e facciamo le diminuzioni con inclinazione verso destra. Quindi per riuscire a fare inclinazione verso destra le andiamo a entrare così da davanti in asola di 2 maglie e ricaviamo una maglia. Prima coppia l'abbiamo diminuito. La stessa cosa facciamo con la seconda coppia, entriamo in asola di 2 maglie, facciamo diminuzione con inclinazione verso destra. Entriamo nella terza coppia e ricaviamo la terza maglia, sempre con inclinazione verso destra. Ora le maglie che sono in mezzo le andiamo a lavorare con i gettati, quindi facciamo il gettato, primo gettato, lavoriamo la prima maglia, secondo gettato, la seconda maglia, terzo gettato, terza maglia, quarto gettato, quarta maglia, quinto gettato, quinta maglia, sesto gettato, quindi all'inizio abbiamo diminuito, in mezzo abbiamo fatto aumenti e ora ultime 6 maglie le andiamo a diminuire, ma stavolta con inclinazione viceversa, quindi con inclinazione verso sinistra, e per riuscirlo a fare andiamo a fare questa diminuzione. Prima maglia di coppia si sposta, la seconda si lavora a diritto e poi subito dopo va a cavalcata con la maglia appena spostata. Questa è la diminuzione verso sinistra, prima spostiamo, seconda lavoriamo, accavalchiamo la maglia appena lavorata e abbiamo fatto seconda diminuzione ed ecco anche la terza diminuzione, lo stesso identico modo. Quindi le nostre 17 maglie vanno lavorate così: all'inizio di ferro facciamo le nostre diminuzioni, in mezzo facciamo aumenti e al fine facciamo diminuzione. Ci ricordiamo di mantenere le direzioni giuste. Questa lavorazione ci permette comunque, adesso se andiamo a contare le maglie, avere sempre 17 maglie, perché vanno ricompensate tra diminuzioni e aumenti. La stessa cosa va fatta anche per il secondo motivo, mantenendo sempre la stessa lavorazione. E questo è il nostro primo ferro del motivo.
Ed ecco qui, abbiamo terminato il nostro primo ferro del motivo. Giriamo il nostro ferro e siamo pronti per partire con il secondo ferro che dobbiamo andare a lavorare tutte le maglie a rovescio semplice. Quindi secondo ferro tutto a rovescio. Ed ecco qui abbiamo fatto i nostri primi due ferri. Il nostro ferro numero 3, tutte le maglie vanno lavorate a diritto semplice, quindi terzo ferro a diritto. Ed ecco, ferro numero 4, tutto a rovescio. Ed ecco qui, dopo aver fatto anche il ferro numero 4, possiamo dire che abbiamo terminato e abbiamo visto come realizzare il nostro motivo. Come avete visto, è facilissimo da fare. Ora non dobbiamo fare altro che andare a ripetere la combinazione di questi 4 ferri. Il ferro numero 5 sarà uguale al ferro numero 1 ed è l'unico ferro in cui si fa una lavorazione più particolare. Successivi ferri sono facilissimi perché semplicemente andiamo a lavorare un ferro a rovescio, un diritto e uno a rovescio. Quindi è un motivo di gran bel effetto con una lavorazione davvero molto facile e adatta anche a chi sta facendo i primi passi nel mondo di maglia. Ed ecco qui, così si presenta il nostro campioncino dopo che per 3 volte abbiamo ripetuto i nostri 4 ferri. Davvero molto bello e facile da fare. Speriamo che questo tutorial vi è piaciuto, che siamo riusciti a spiegare in modo chiaro tutti i passaggi e che sia utile e magari che potete andare a applicare per qualche vostro progetto. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo e non dimenticate di attivare la campanella per appunto ricevere la notifica quando esce un tutorial. In più vi aspettiamo anche su Facebook. Grazie a tutti e al prossimo video tutorial.